Buongiorno ragazzi, bentornati qui sul mio canale, io sono sempre Capizza e oggi vediamo che finalmente dopo tanto tempo riusciamo a rimediare un cantiere veramente veramente comodo. No, dal tono si sente che è satirica la cosa? Sì, effettivamente non è dei cantieri più comodi in assoluto. Adesso ci avviciniamo e vediamo come è situato questo cantieruccio. Ok, pronti a girare, allargate un pochetto, capite, se no sta pianta la porti in cantiere e non penso che gli possa servire, anche perché è pure bella grossa. Ok, strano che non vedo macchine a ritorno. Eccolo il principale mio, bello, l'ho chiamato. Te devi mettere l'auricolare. Che faccia da matto, da psicopatico. Senti, poveri staffoni. Ecco il manno che si mette a fa manovra e noi andiamo a girare giù. Che spettacolo, che spettacolo. Dopo mi chiami? Ok, l'unico modo è venire qua sotto, oltre che per girasse pure per aspettare insomma che la macchina che ci precede possa scaricare e andarsene tranquillamente, perché mettersi sopra con due macchine non è proprio il caso. Bella fermata dell'autobus, molto pulita, sistemata. Noi ci parcheggiamo qui. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Quindi ragazzi, attendiamo che il manno ci chiami e ci dica che possiamo salire. Quindi aspettiamo questi 10 minuti, un quarto d'ora e poi ci riavviciniamo al punto di scarico. Secondo viaggio lo abbiamo fatto. Bello quando alzi la mano per salutare le persone anziane, ti alzano la mano per risponderti al saluto e sorridono. A me vede quel sorriso, mi riempie il cuore, veramente.
che bello, quanto basta poco certe volte, raga. Quanto basta poco per vedere un sorriso. Che spettacolo. Ecco Giuliano, minchino a Giuliano. Minchino, questa è un'altra pome via. Minchino, saluta. Grande Giuliano, mi fa morire. Dai, dai, io me la sento sempre più vicina l'acqua, raga. Me la sento sempre più vicina, eh. Secondo me mo da una sgrullata. Stop, da qua niente, da qua niente. Ok, esco. Attenzione all'albero, se il nostro giro se lo portiamo all'impianto. E Antonio mi dice, un altro albero, che ce devo fare con quest'altro albero che già ce l'avevamo qua sul piazzale? E c'ha ragione. Ciao Anto, fra un po' arrivo, io lo so che tu non mi senti, ma mi sentirai adesso, in questo momento che stai guardando il video, e non adesso, in questo momento che sto facendo il video. Quindi adesso, nel futuro, però già è diventato passato avendo fatto il video. Lascia perdere Anto, lascia perdere, ciao, e mando un bacio Anto, è il meglio pesatore d'Italia, non è vero, però vabbè dai, è bravo, è bravo. Buongiorno! Ciao, buongiorno, ma hai visto che sta superato? Ciao! No, no, che mai superato? No, perché che stava. Stavo a cercare di accoppiare l'orologio al telefonino perché mi dice dispositivo scollegato. Guardate quanto sei bello! Ci divide solo uno scuderone, ci divide. Guarda, io sto quasi a 80 all'ora, se tu rallenti un pochettino te vengo addosso tranquillamente. In modo che te ci Frenavo prima perché era un terzo. Te speronavo, se no. Però se te da un po' una famo diventa un duetto sta Mondeo. Guarda che bello. Guarda, a presa diretta, lo sai adesso dove sei finito? A tua insaputa? No. Tu riesci. No, ti dico, tu riesci a vedere. È il camion mio, ma non riesci a vedere sul cruscotto quello che c'è. Riesci a vedere una lucina rossa che lampeggia. Questo è proprio uno scoop, ragazzi, un fuori programma, fuori onda, fuori da testa, fuori tutto. C'è stai, c'è stai dentro, Maure, dovevo stare sempre vicini, vicini. Annaggia la miseria. Senti, e come mai sta da queste parti che sei uscito da tagliata? Ok ragazzi, questa adesso è la parte dolente del video, perché vi dico dove sto entrando, ve lo devo dire per forza, ve lo dico, al centro di riposo nonché casa psichiatrica. Adesso andremo a trovare e salutare il rettore della casa di cura e sicuramente ci dirà di sbrigarci a metterci sotto al punto di carico per ricaricare un altro ghiaccio. E forse vi dico pure indovato, sicuramente se ritorna là, a Ranova. I remember loving
and playing games. I could always tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing and playing games. When you came and took a seat right next to me, ice was running through my veins. And then you looked at me when I fell down. You picked me up above the ground. And that moment then, I knew we'd have the summer of our lives together. Was first love, I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you were not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you were not the same. That night was so insane. Ebbene sì ragazzi, so che non è una cosa alquanto normale, comunque dopo una giornata di lavoro proverò a entrare dentro la pera per rompere un po' di cemento. Fatemi in bocca al lupo perché c'è un bel vento, quindi sudando all'interno della nostra betoniera chissà quando uscirò quello che succederà. Perciò fatemi in bocca al lupo e ci vediamo dentro. Above the ground. And that moment then, I knew we'd have the summer of our lives together. Was first love, I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you were not the same. Let me tell you everything. Yeah.